Rieccoci, bentornati. Tante notizie sportive da raccontarvi anche oggi. Partiamo subito con il calcio giocato per poi dedicarci a quello che succederà invece nel weekend. Nessun gol, un punto e tanti fischi. Quello che ha raccolto la Vigor Lamezia nell'anticipo della 22esima giornata di Lega Pro contro l'Ischia è finita 0-0. Nulla da fare, la Vigor Lamezia arriva ancora una volta tardi all'appuntamento con la vittoria. I lamettini non vanno oltre lo 0-0 nell'anticipo della 22esima giornata di campionato contro l'Ischia ed allungano di un'altra settimana l'astinenza da successi. L'ultimo è datato 9 novembre, contro la formazione isolana non è bastata la buona volontà mostrata in campo. Per fare gol servono le occasioni e di quelle la squadra di Alessandro Erra ne ha create davvero pochissime. A creare i brividi più profondi lungo la schiena dei tifosi locali è stata invece la squadra ospite, vicina al clamoroso vantaggio con Infantino, a salvare i biancoverdi e il palo colpito in pieno dal neo arrivato in maglia ischitana. Poi più nulla o quasi, la ripresa serve solo ad infoltire la cerchia degli ammoniti, ben 7, uno solo il lampo di marca casalinga, lo produce Voltasio con un tiro che bacia la traversa, il risultato non cambia e i tifosi mugugnano, finisce tra i fischi. Tanti fischi come avete sentito, in sala stampa Erra ha analizzato così lo 0-0 contro l'Ischia, sentite. La squadra ha dato tutto quello che aveva, tranne i primi 10 minuti dove abbiamo sofferto, poi la squadra ha giocato, amo tante defezioni, però la squadra si è impegnata, ha dato tutto quello che in questo momento può dare, incontriamo una formazione ostica, campo scivoloso, pesante, è scaturita una partita ostica, equilibrata, con pochissime occasioni da una parte e dall'altra e quindi specchio fedele di un pareggio a reti bianche. Tra poco più di un'ora alle 16, spazio al Cosenza che alla San Vito ospita il Barletta, una squadra che mister Roselli si aspetta così. Barletta veramente è una squadra che dimostra il periodo, i punti e le partite che ho visto anche in DVD dimostrano il periodo brillante, che ha giocatori bravi, è andato via Floriano, gioca Danti meglio, che conoscete anche bene. La squadra dai, è una buona squadra, l'allenatore oltretutto è un mio allievo, un mio ex giocatore, un ragazzo fantastico, Sesia, poi ha giocato anche qua, dunque lo conoscete anche voi. Stanno facendo benissimo, è normale che è difficile per noi, però la cosa secondo me che conta di più per me, perché cose scontate tipo bisogna vincere, tanto non lo dirò mai, è quella di vedere dopo la batosta che abbiamo preso domenica, pur facendo secondo me l'ora migliore di gioco da quando sono qua, abbiamo preso 4 pere, dunque questo vediamo se il sottoscritto per primo, perché è sempre il primo responsabile, e i ragazzi l'hanno immagazzinata in un modo, allora vedremo una prestazione, piuttosto che un'altra ne vedremo un'altra. Ed ora spazio alla Super Derby dello Stretto tra Messina e Regina, una partita che nessuno vuole perdere, era maggior ragione adesso, quando insomma sul piatto ci sono 3 punti pesanti, 3 punti salvezza pesanti, Regina in campo ma anche sul mercato. Arriva Belek. Gara delicata quella di domani contro i dirimpettai messinesi. La Regina sa che deve assolutamente tornare in Calabria con in tasca un risultato positivo se vuole continuare a sperare nella salvezza. La società Amaranto spera anche di ottenere la restituzione di parte dei punti sottratti dalla penalizzazione in virtù del ricorso presentato. Il momento però è sicuramente caratterizzato dai movimenti di mercato. Ieri si è allenato per la prima volta con la squadra il neoacquisto Marco Gallozzi, quasi certo un suo utilizzo contro i giallorossi. Si spera, e lo sperano soprattutto i tifosi reggini, che il nuovo centrocampista centrale dia una mano concreta alla compagine. I nuovi innesti devono dare risposte sul campo e la dirigenza Marantone è ben consapevole, tanto che si sta muovendo per portare al Sant'Agata la giovane punta Steve Leo Belek, in uscita dal Crotone ma di proprietà della Fiorentina. All'andata non era lui l'allenatore della Regina, domani farà il suo esordio in questo senso, stiamo parlando ovviamente di mister Alberti, lo abbiamo intervistato. I derby hanno questo fascino, domani è una partita che ha un doppio valore perché oltre ai 3 punti c'è in palio anche la rivalità tra due città divise dallo stretto. Noi domani vogliamo vincere, non sarà facile perché incontriamo comunque una squadra che sta bene, un campionato molto equilibrato dove gli episodi spesso condizionano l'andamento delle partite, però sono molto fiducioso perché siamo preparati bene, i ragazzi sono molto motivati e
quindi arriviamo a questa partita pronti. Il Messina è una squadra esperta, ovviamente ha fatto anche degli acquisti di qualità in mezzo al campo, quindi è una partita difficile come tutti in questo campionato. È un campionato, lo ripeto, molto equilibrato, dove spesso gli episodi positivi o negativi possono condizionare l'andamento di una gara. Dobbiamo essere bravi a portarli dalla nostra parte, a non farci condizionare eventualmente se sono negativi, e continuare in questo percorso di crescita, perché noi stiamo crescendo partita dopo partita. Questo è un gruppo molto giovane, ha bisogno di tempo, ha bisogno anche di autostima. Non solo il calcio in questa edizione, ma anche la pallavolo in Serie 2 maschile è quasi pronta, la trappola anticastellana al Palavalenzia, dove domani alle 18 la Tonocallipo Calabria proverà ad infilare la seconda vittoria di fila. Tutti abili e arruolabili, tutti dentro e fuori dal campo, concentrati su un solo obiettivo, la vittoria. Unico risultato possibile contro Castellana Grotte per recuperare il terreno perso. La Tonnocallipo Calabria affila le armi e posiziona le ultime trappole lungo il Mondoflex del Palavalenzia, lì dove i tonni giallorossi sono tornati a vincere una settimana fa contro Brescia e dove proveranno a dare un'altra gioia ai loro tifosi. Se c'è un valore in più a cui Vibo Valencia può fare affidamento è proprio il sostegno dei supporters locali. L'uomo in più in campo, capace di stravolgere pronostici, mandare nel pallone ogni avversario e caricare a mille i beniamini di casa. In Serie A1 come in Serie A2, tra i cadetti la Callipo ha una media da spavento dentro le mura amiche, pari quasi all'80%. Eppure quest'anno il fattore C come campo è mancato in più di un'occasione. 4 le sconfitte al Palavalenzia in 7 gare di campionato. Ecco perché la Callipo deve ripartire dal suo pubblico. Ecco perché la società ha deciso di abbassare il costo dei tagliandi per la gara contro Castellana. Servono tutti, in campo e fuori. E in campo domani anche il basket, con la Viola Reggio Calabria impegnata sul parquet di Treviglio. Nel frattempo i Nero Arancio accolgono un nuovo giocatore. Si tratta del playmaker Marco Spissu. La Viola dà il benvenuto a Marco Spissu, sassarese, classe 95, proveniente da Casal Pusterlengo, fra i più importanti prospetti del basket italiano. Per lui la maglia numero 10, che per il club Nero Arancio riveste da sempre un fascino particolare, legato ad atleti del calibro di Ginobili e Avenia, che in riva allo stretto hanno lasciato ricordi indelebili. La Viola dunque, senza dimenticare mai il proprio passato, continua a guardare al futuro. L'arrivo del play Spissu, a lungo inseguito dal DS Gaetano Condello, ne è una dimostrazione. E aspetto più rilevante in questo momento, nel presente del team, costituisce una validissima soluzione in più per coach Gianni Benedetto, che dall'inizio dell'anno deve far fronte ad una serie di defezioni, su tutte quella dell'americano Eric Rush. Insieme al tecnico, a sorridere, è anche il presidente della Viola, Giusva Branca, che ha sottolineato come il club abbia già abbondantemente superato gli obiettivi stagionali, realizzando gli stessi punti dello scorso anno a 12 giornate dal termine. Un cammino esaltante, afferma con orgoglio Branca, impreziosito dalla valorizzazione dei giovani Azzaro e Lupusor, da un Palacalafiore nuovo pulsante di tifo e dal ritrovato interesse delle aziende nei confronti della Viola. Finalmente, diciamo che era destino, perché ci seguivamo da luglio con la Viola. Ho fatto una scelta a luglio col cuore, perché ho passato un anno a Casalpi incredibile, con la finale silver e poi lo scudetto giovanile. In quel momento il cuore mi diceva di scegliere Casalpi. Però adesso sono diciamo allontanate e finalmente io. Mi ha entusiasmato molto il pubblico che c'è, l'atmosfera che c'è in questo momento, perché fare 3.000 o 5.000 spettatori in questo momento in silver, penso che nessuno li possa fare oltre Treviso e con le piazze importanti. Quindi sono molto carico e spero di dare il massimo. Bene così, con questo è davvero tutto. Se volete ci rivediamo nell'edizione serale di La C Sport. Ora il meteo, grazie.